tutti, grazie di essere venuti, e grazie all'Associazione Compresa Parati Lombardia che ci ha invitati a questo nono Festival della Bigenitorialità, che rappresenta un doppio evento secondo me. Anzitutto il fatto che si faccia questo festival è già un evento di per sé. Dovete considerare che in Italia bigenitorialità come termine e tutti i concetti che porta con sé sono considerati quasi come una bestemmia. Solo nella legislatura precedente c'erano parlamentari che definivano la bigenitorialità stava detta, maledettissima, non ricordo. Quindi quello che noi stiamo facendo è qualcosa di maledettissimo, okay? Di stramaledetto, stiamo facendo un sabba stregonesco quasi a parlare di bigenitorialità. Ed è quindi una sorta di miracolo che si possa parlare di questo, che esista un festival che lo si organizzi in modo molto ben fatto, molto attrattivo, come abbiamo avuto modo di vedere prima di salire qui in questa sala. Il secondo evento è il fatto che siamo stati invitati a parlare io e Fabio. È molto raro che ci si inviti, questo è un po' un peccato, perché siamo considerati un po' una bestia nera. Per quanto riguarda le tematiche legate alle relazioni tra uomini e donne. In Italia lasciar parlare Stasi e Nestola ci vuole coraggio, insomma. Quindi noi ringraziamo di nuovo per il coraggio che avete avuto a invitarci. Può sembrare esagerato, ma così per la vostra informazione magari non lo sapete, Stasi e Nestola sono due cittadini che sono stati fatti oggetto di un'interrogazione parlamentare di sindacato ispettivo verso il ministro dell'interno, sostanzialmente per chiedere di chiudere tutti i nostri canali informativi. Cioè, un'interrogazione parlamentare fascista in cui si diceva Stasi e Nestola sono brutti e cattivi, brutto nel caso forse io, d'accordo, cattivi no, però questo diceva l'interrogazione parlamentare. Grazie al cielo, il ministro dell'interno ha avuto la decenza di non rispondere a questa interrogazione. Però a questo siamo. Due persone che da anni, io da 8 anni, Fabio molto più di me, indagano quelle che sono le relazioni tra uomini e donne, come si impostano nel nostro paese, qual è la narrazione, qual è la lettura che viene data ai rapporti tra uomini e donne. Ciò che noi sosteniamo, scriviamo, diciamo, è ostracizzato, è escluso dal tavolo del dibattito, dal tavolo del confronto. Veniamo semplicemente delegittimati come misogini e tutti i soliti termini denigratori che voi potete conoscere. Quindi un doppio evento oggi, si parla, siamo al Festival della Bigenitorialità e ci sono due cattivi che vengono a trattare un tema che mi ha incuriosito e ha incuriosito anche altri a cui ho parlato di questo evento, perché mi ha detto come mai a un festival della bigenitorialità tu e Fabio andate a parlare di media, disinformazione, manipolazione dell'informazione, cosa c'entra con le cose? C'entrano in realtà perché tutti noi ci informiamo sui media, quando non sono i giornali, la TV, internet, i social. Tutti questi strumenti fanno il contesto, creano il contesto entro cui tutto si muove, comprese le vicende che riguardano le persone che si separano. I giudici che decidono le separazioni, eccetera, eccetera, non sono degli alieni che scendono per dare i loro giudizi estraniati da tutto, sono persone che leggono i giornali, sono persone che viaggiano sui social, si informano su internet, esattamente come tutti noi. E sono quindi condizionati dal tipo di narrazione che viene fatta. Quindi per questo venire al Festival della Bigenitorialità, dove si afferma il principio, appunto quello della bigenitorialità, che oltre a essere sacrosanto, ricordiamo, il diritto alla bigenitorialità è qualcosa che ricade in capo ai figli, non ai genitori. Ogni figlio ha il diritto di avere due genitori, possibilmente termini paritari come frequentazione, anche quando i genitori, soprattutto quando i genitori si separano. Questo è il principio, ok?
Per applicare questo principio ci si immerge nella realtà di tutti i giorni, che è plasmata, che è scolpita dall'informazione che riceviamo, da come questa viene impostata. Ora, noi siamo qui per raccontarvi questo. Quando voi, uomini e donne, quindi parliamo di padri e madri, vi trovate in un contesto separativo, vi trovate immersi in questo contesto culturale che noi vi racconteremo. Inevitabilmente, nel momento in cui vogliamo raccontare questo contesto, porremo l'accento, lo vedrete nella presentazione che farà Fabio, porremo l'accento su alcuni aspetti che a noi pare, sulla base dei dati che raccogliamo, che siano sbilanciati. Preciso questo perché ci possono essere delle donne che ci guardano con un po' di sospetto, un po' di pregiudizio, queste gente che vuole sottolineare quanto sono cattive le donne, che vuole sottolineare che anche le donne... Non è che vogliamo sottolineare questo, noi vogliamo portare delle prove su un fatto. Quello che noi sottolineiamo è che c'è uno sbilanciamento nell'informazione, quindi nel vissuto generale, e portiamo le prove di questo sbilanciamento. È vero, quello che noi stiamo rilevando va a danno, spesso, quasi sempre, della sfera maschile. Registriamo che il contesto è raccontato in modo sbilanciato. Questo, ripeto, non significa che vogliamo attaccare le donne, che vogliamo denigrare le donne. Vogliamo solo dire, vi facciamo notare la famiglia, vi raccontiamo l'altro lato della verità che viene nascosto, perché la disinformazione è dare informazioni sbagliate, dare informazioni distorte, ma anche non dare informazioni. Noi purtroppo cresciamo in un ambiente che è pervaso di informazione, quindi inevitabilmente colleghiamo l'esistenza di un fatto dal fatto di leggerlo da qualche parte. Se quel fatto non lo vediamo in cronaca, lo vediamo raccontato, non esiste, non è accaduto. E i media giocano anche su questo, si chiama agenda setting, quindi gestione dell'agenda, cosa faccio vedere e che cosa no. Se qualcosa lo ometto, quella cosa per il pubblico non esiste. Ok? Faremo l'esempio, Fabio farà l'esempio delle violenze delle donne sugli uomini, che è qualcosa di inconcepibile nella cultura diffusa. Se è fermata una persona qualunque per strada, l'uomo della strada, la donna della strada, e glielo chiedete, probabilmente vi dice: se la donna fa violenza a un uomo, lo fa quasi sempre, praticamente sempre, per difendersi. Non lo fa mai come spinta propria, perché questa è la narrazione, perché tutte le informazioni, tutte le notizie che possono avvalorare questa realtà, non è vero, la violenza è un fatto umano legato all'essere umano, e quindi lo può fare sia la donna che l'uomo, le parti dove è la donna a commettere violenza vengono omesse. Questi sono ad esempio, ne vedremo tanti altri. E quindi noi siamo qui a parlare di questa anomalia e cerchiamo di farlo in modo rigoroso, quindi portando appunto prove. Vi diciamo, noi abbiamo questa impressione, discutiamola, soprattutto con chi non la pensa come noi. Mettiamoci a un tavolo e discutiamola. A noi risulta questo, sulla base delle prove che abbiamo raccolto, con i pochi mezzi che abbiamo, da liberi cittadini, un po' semplicemente un po' organizzati. Diteci voi cosa ne pensate, e l'ideale sarebbe instaurare un confronto, anche acceso per carità, però un confronto con chi ritiene che esista una congiura dei maschi, probabilmente solo quelli bianchi, caucasici, contro tutte le donne, e questo da sempre, e da sempre le donne sono vittime di questa congiura. Chi ritiene questo è invitato a valutare serenamente i dati che noi proponiamo e smettere, dire dove c'è il buco, il vacuo, anzi, nel nostro ragionamento. Così potremmo avanzare e superare quel clima che si è creato ormai da anni, direi più o meno dal 2010, di conflitto,
di conflitto tra la sfera maschile e la sfera femminile, che per loro profonda natura sono stati creati per ritrovarsi, incontrarsi, trovare punti di convergenza, il più delle volte orientata alla procreazione, ma non necessariamente. Queste due sfere, e chiunque di voi abbia dei contatti con i giovani, 16, 17, 18, 20 anni, lo può toccare con mano. C'è una difficoltà di dialogo e di incontro tra le due sfere, perché è stata seminata una calcolata e voluta zizzania attraverso diverse ideologie, diverse, un certo tipo di informazione di cui vi parleremo. Ancora una nota su quello che ha detto Bruno nella sua presentazione riguardante i suicidi. Allora, conosco la storia dei dati dei suicidi e ho trascorso 4 anni circa a cercare la fonte. L'unica fonte che trovavo era un oscuro parlamentare del Movimento 5 Stelle degli Esordi, nel 2010 mi pare, che aveva citato questo dato dei 200 padri separati che si suicidano ogni anno, che è una cifra folle rispetto alla motivazione. Questo stesso parlamentare, di cui non ricordo il nome, adesso dovrei concentrarmi per farlo tirare fuori, adesso non mi viene in mente, in ogni caso citava a sua volta altre ricerche internazionali. Ho cercato OMS, ho cercato dappertutto e non l'ho trovato. Poi alla fine, per una botta di fortuna, ho trovato la fonte, che è il Censis. Ora, il sito della Fionda è un attimo in sospensione per alcuni problemi collaterali, spero che riaprirà. Quando riaprirà e cercate, andate sul sito e cercate padre dei suicidi, padre separati, vi porterà un articolo che vi porterà alla ricerca del Censis, dove si dice, è una ricerca molto vecchia, ovviamente dato che il dato era pesante, non è più stata rinnovata, lì troverete il dato dei 200 padri che si suicidano ogni anno. Quindi c'è la fonte, l'abbiamo trovata e sarà, spero, disponibile quando la Fionda riuscirà a ritrovare le condizioni per riaprirsi. Io volevo solo introdurre così questo nostro incontro, sperando poi che alla fine ci sia l'opportunità di ascoltare da voi o anche dalla rete, da Facebook, delle domande, degli interventi, degli stimoli, possibilmente degli attacchi, non vediamo ora, rispetto a quello che diremo, e lascio la parola a Fabio, che è già stato presentato più che degnamente da Bruno, e ci tengo a sottolineare che è una delle persone più importanti in Italia su questi temi, per la lucidità con cui li tratta, per l'esperienza che ha. Io lo ricordo con te che te ne occupi 20 anni, 30 anni, sono 30 anni che si occupa di questi temi. E sono 30 anni che raccoglie informazioni, che raccoglie dati e li elabora, li organizza e li prepara per la comunicazione, come in questo caso. Io a volte, adesso non so se questo lo prenderà come un complimento, lo paraggio a un vecchio politico, qualcuno ricorderà, che è Giulio Andreotti. E Giulio Andreotti diceva: io ho un grande archivio e tutte le volte parlo di quell'archivio, chi deve tacere, come per magia, inizia a tacere. Fabio Cuore, quando lui parla del suo archivio, quando lui tira fuori il suo archivio, tutti quelli che guadagnano dalla zizzania messa tra la sfera maschile e la sfera femminile, tacciono, cercano di zittire noi e tacciono, non vengono a dibattere con noi. Per questo, quello che ho detto all'inizio, quando c'è da fare un'interrogazione parlamentare si nominano 2 liberi cittadini e si cerca di chiudergli loro la bocca tramite il ministro dell'interno. Grazie, vi lascio la parola al mio senpai, che è Fabio Nestor. Devo, voglio iniziare anche io con i ringraziamenti tanto a Bruno per quanto riguarda la presentazione, Domenico magari per aver messo in piedi questo evento, per aver avuto il coraggio di invitare queste voci fuori dal coro che molto spesso vengono oscurate. Un ringraziamento doveroso non è piacere a Davide, perché in questi lunghi 30 anni di attività
ho incontrato diversi partner, alcuni anche meteore, che poi sono passati nell'arco degli anni, ma mai nessuno con la sua lucidità, con la sua profondità nell'analisi sociale dei dati. Molto spesso ce ne siamo lamentati, i dati vengono utilizzati da qualcuno per litigare, per entrare in contrasto con la controparte. Non è assolutamente questo l'obiettivo. Io dirigo un centro studi e l'unico fino adesso a recepire in maniera profonda il senso proprio del centro studi, della documentazione da condividere per arrivare a determinate teorie, chapeau e Davide. L'ultimo ringraziamento telegrafico devo farlo a una persona che non c'è più, Umberto Castelli. Questo è il primo festival della e non solo quelli che sono presenti, quelli che lo hanno conosciuto, ma a Roberto devono tanto, dovranno tanto anche persone che non l'hanno mai conosciuto, per il contributo fattivo, attivo, concreto, profondo che ha dato al concetto stesso di vincerito a casa. Veniamo agli argomenti che ha introdotto appena Davide. Il tema che ci è stato dato da sviluppare oggi è media, propaganda, disinformazione. Mi permetto di aggiungere pregiudizi, perché quello che andremo a vedere oggi insieme è appunto parte di questo lavoro trentennale che serve a sfatare una serie infinita di pregiudizi che inquinano tanto la stampa, tanto l'informazione, quanto le aule dei tribunali e quanto ancora, e questo è ancora più grave, i palazzi della politica, perché determinate contromisure istituzionali vengono tarate sui dati che sono inquinati, che sono malati, su dati tossici, su dati non corrispondenti ai reali contorni del fenomeno. Dunque, quello che andremo a vedere è una sintesi di uno studio trentennale. I dati, oltre alle sentenze, oltre alle proposte di legge, oltre agli emendamenti, c'è tutto un settore che riguarda la casistica, le notizie di cronaca. Oggi ormai si possono fare online per l'ampia diffusione che c'è di siti online di tutti i maggiori quotidiani e intere testate che sono nate solo online. All'epoca si faceva con la vecchia rassegna stampa ritagliando i propri quotidiani e quello che vedremo è parte degli anni 90, di quello fino ad arrivare ai giorni nostri. C'è questa teoria sulla quale si fonda la costruzione di una emergenza per la condizione femminile che in Italia è grave più che altrove, poi vedremo quanto è falso, secondo la quale la donna in quanto donna solo nel nostro paese viene maltrattata, perseguitata, umiliata, per quale eccetera eccetera eccetera, mentre il fenomeno a ruoli invertiti non esiste. Questo è quello, è il primo dei pregiudizi che andremo a sfatare oggi. L'ho anticipato a Davide, lo voglio ribadire, lo dirò più volte, non serve, non è tutto questo lavoro finalizzato a una competizione per definire quale sia il genere più cattivo, più criminale, più portato a delinquere, non è questo l'obiettivo. Però siccome c'è un'attenzione, ridiciamo, mediatica, giudiziaria e parlamentare, politica, per un tipo di emergenza, cioè solo quel tipo di emergenza, tanti altri settori che analizzo io in tandem con Davide, con la Fiondola abbiamo fatto, i settori sono tanti, sono i suicidi, sono i morti sul lavoro, sono le false accuse, le accuse costruite a tavolino, sono i numeri gonfiati sul femminicidio, sono tanti i settori. Oggi ne analizziamo uno, quello della violenza domestica. Ecco, è strano perché c'è una lettura, letteratura scientifica internazionale che analizza il fenomeno e come. Solo in Italia esistono studi che analizzano esclusivamente il binomio uomo carnefice donna vittima. Solo questo è un esempio, sono 230 studi comparati internazionali. Da noi la fonte principale, la fonte istituzionale, l'Istat, analizza la violenza subita dalla donna, la violenza subita dalla donna sul posto di lavoro, in strada, fra le mura domestiche, comunque tutte queste sfaccettature, come se il fenomeno a ruoli invertiti non esistesse. Qui abbiamo
beh, andiamo velocemente, però quando gli studi ISTAT vengono portati a livello internazionale, perdono efficacia per lo strumento stesso per il quale è stato, sono stati raccolti i dati ISTAT, che è fazioso e non rivolto a tutta la popolazione, ma rivolto solo ad un settore finalizzato a raccogliere un alto numero di dati positivi. Prova ne sia che quando l'Organizzazione Mondiale per la Sanità pubblica questa indagine citata come presentazione del più grande studio mai fatto sugli abusi fisici e sessuali subiti dalle donne in tutte le regioni del pianeta, l'Italia non c'è. Ovviamente tutto quello che è pubblicato, noi sappiamo perfettamente di dire, di affrontare argomenti scomodi, di dire cose che non devono essere dette, quindi dobbiamo essere dettagliatamente documentati. Tutto quello che pubblichiamo, c'è anche la fonte per andare a risalire al documento integrale, non solo a una schermata. Quindi l'Italia non esiste sia in Europa, e poi c'è una voce anche in paesi ad alto reddito, che l'Italia non esiste nemmeno qui. Non c'è uno studio attendibile per quanto riguarda quel tipo di violenza, sbugiardando, se vogliamo, anche insultando, offendendo, insomma svilendo quello che è il lavoro dell'Istat, perché non è stato riconosciuto da più come un qualche cosa di attendibile. Tanti altri studi, l'Istituto della Salute, la misurazione della salute, l'intimate partner violence, la violenza da parte di un partner, questo riguarda esclusivamente l'Italia, questi sono ecco dov'è, al penultimo posto. Anche qui vediamo l'Italia dov'è, anche molto sotto a quella che è la media dei paesi europei. Comunque ce ne sono tanti, ecco, questo, quest'altro. Allora, l'esperienza di violenza fisica di 5 anni e sono due candele, nei 5 anni e nei 12 e nell'anno precedente alla rilevazione, e anche qui ecco l'Italia dov'è. Sempre qui, anche qui l'Italia dov'è. L'abbiamo detto più volte che l'Italia, guardando i dati reali presi, non a caso questo, da organismi sovranazionali, rilevano sempre l'Italia come uno dei paesi più sicuri in Europa e quindi nel mondo occidentale, quindi nel mondo intero. Quindi questo allarme per la condizione femminile particolarmente in pericolo, particolarmente in emergenza, è un'emergenza assolutamente costruita a tavolino. Poi vedremo anche perché, vedremo come, qual è il ruolo dei media. Ecco, questa è una delle tante manifestazioni femministe per il femminicidio, per femminicidio. Poi una precisazione, l'abbiamo detto tante volte, ripariamo, utilizziamo questo termine perché è un termine assolutamente mediatico, ma ne disconosciamo la valenza giuridica, non esiste il femminicidio nel nostro impianto normativo, né come fattispecie autonoma di reato, né come aggravante. È un termine assolutamente mediatico, esclusivamente mediatico e privo di qualsiasi caratteristica giuridica, però anche per poterlo contestare, se vogliamo, poi alla fine bisogna usarlo. E questo è il dettaglio, le donne non ammazzano gli uomini, stop al femminicidio, stop all'infanticidio. Questo è il pregiudizio che è alla base di tutto, un altro dei pregiudizi da sfatare, che è alla base di tutto quello che vedremo insieme. Questa è un'immagine di Oliviero Pascani, una campagna antiviolenza per il settimanale Differenza Donna, non so se forse si vede il logo qui sotto piccolo. Lui, Mario, è carnefice, lei, Anna, è una vittima. Non si sa, Mario, è un bambino 5-6 anni forse, non si sa cosa diventerà da grande. Potrà diventare un premio Nobel per la pace, potrà diventare un medico, potrà diventare uno spacciatore, potrà diventare un disoccupato, un disadattato, un pulizio, non lo sappiamo. Una cosa sola è certa, che lui per DNA è portato a picchiare, a violentare, a stuprare, a sfregiare con l'acido, forse anche a uccidere qualcuna delle donne che incontrerà. Questo è pregiudizio, fino a quando nelle foto di Toscani poco importa. I riverberi, e lo ripeterò fino alla noia, a livello mediatico, a livello giudiziario, a livello politico, quelli hanno una rilevanza diversa rispetto alla singola immagine. Toscani è bravo a colpire alla pancia, a colpire allo stomaco,
non vogliamo discutere dagli strumenti di comunicazione che utilizza Oliviero Toscani, come poi si insinuino nei campi della società, questa è cosa diversa. Allora, rimane la prevalenza di soggetti maschili quali autori di un agito violento, ma lo studio, tutto quello che abbiamo fatto, non mi spavento, solo alcune cose lo vediamo oggi, le condotte aggressive e criminose delle quali anche un soggetto maschile può essere vittima. Noi andremo a vedere analogie e differenze rispetto alla casistica ai ruoli invertiti. Allora, è un fenomeno innanzitutto deformato dai metodi, inquinato dai pregiudizi, vedete, tornano i concetti iniziali, ignorato, bellamente ignorato dalla politica, rimosso dalla coscienza sociale, poco approfondito dal mondo accademico e soprattutto l'ultimo punto importante, inesistente nelle politiche di sostegno della vittima. Questa è una cosa che dico all'inizio e troverà conferma alla fine in quello che dirà Davide e in quello che dico io. La violenza non è assolutamente di genere, purtroppo la cronaca nera ce lo testimonia. Quelle che sono sicuramente di genere sono le contromisure istituzionali. Vengono studiate per contenere, come se un solo genere potesse essere vittima di violenza, e per contenere mirate, parlo del 1522, parlo della rete dei centri antiviolenza, parlo dei finanziamenti importanti da nazionali, regionali e comunali di quali usufruiscono questi centri, parlo del varare sempre norme più stringenti, più afflittive, sempre finanziate a costruire delle varie tessere del mosaico a protezione della donna. Altre emergenze non esistono, compreso il suicidio del quale parlavi all'inizio. Allora, questi sono i punti che vediamo, cosa accade, come, perché il ruolo della vittima, la lettura sociale è importante e la simmetria mediatica di quello che vediamo alla fine. Allora, l'uccisione del coniuge, l'uccisione, la differenza tra infanticidio e filicidio, infanticidio è l'uccisione di una persona in prossimità dell'evento parto, infante, colui che non parla, filicidio, figli anche di 10, 11, che più hanno, un quindicenne proprio ieri, quindi la cronaca anche recente ha portato a diverse testimonianze di questa storia. Da parte cioè, molto più presente nella criminologia femminile l'occultamento di cadavere rispetto al fenomeno del ruolo invertito. Poi c'è la simulazione, suicidio, incidente per mano di sconosciuti, rapina, regolamento di punti, o anche la lite occasionale, aggressione per corsi a mani nude o con corpi contundenti, stalking, diretto, trasversale, indotto. E poi siamo al festival della genitorialità, quindi la distruzione del partner padre, il ruolo genitoriale, il ruolo sociale, lo stigma sociale per una persona falsamente accusata, l'equilibrio psicologico, le risorse economiche fino anche all'eliminazione fisica. Dove il padre, conosciamo la casistica, dove il padre è il genitore prevalente o affidatario esclusivo o in regime di affidamento condiviso il genitore collocatario del minore, stiamo parlando di una casistica assolutamente minoritaria. Bene, anche in questa casistica minoritaria c'è una reazione estremamente violenta da parte di chi non accetta la figura del padre che può avere la custodia dei figli, e vediamo con quale frequenza arriva a diverse forme di aggressione fino anche a togliere la vita. Allora, il confronto del come accade, armi di punta e taglio sono prevalenti rispetto alle armi da fuoco, e questo è invertito rispetto alla casistica maschile. Largo uso di armi improprie, attrezzi agricoli, accette, gli alari del camino, farmaci somministrati in dosi letali, sostanze tossiche in genere, e alto tasso di premeditazione. Questi due criteri sono strettamente legati. Perché non solo nella cronaca, ma fin dalla mitologia, l'uomo uccide con la spada, la donna col veleno. Quindi c'è bisogno di una di studiare, di premeditazione, di studiare a tavolino, di pianificare l'evento dell'incontro. Narrazione di un agito reattivo, questo è assolutamente prevalente. L'ho fatto perché dovevo, mi sono difeso, sono solo difeso. Dovevo proteggere. Il violento è sempre immorto, non chi l'ha ammazzato, perlomeno nella strategia difensiva, nella narrazione della persona che viene accusata di questa violenza. E poi questo è abbastanza scontato, se vogliamo, detto su commissione, pubblicità dietro compenso, il
sicario, se così vogliamo definire la persona pagana, oppure molto più spesso il coinvolgimento emotivo, l'amante nella vita. Vediamo un pochino di casistica, che abbiamo qualche accoltellamento, vedete, questi sono i fatti più lontani nel tempo, era il ritaglio degli articoli di San. Accoltellamento, anche un altro accoltellamento, che abbiamo due con le armi da fuoco, ha sparato per colpi con la pistola dell'ordinanza, confessando di aver sparato al marito. Li vediamo velocemente, ci soffermeremo solo su qualcuno. Qui c'è la simulazione, alcuni episodi contengono più di uno dei criteri che abbiamo visto prima. Oltre alla modalità c'è anche il tentativo di farla franca, simulando la pressione da parte di altri. Uno strangolamento, è difficile far accettare il fatto che uno strangolamento a mani nude possa essere subito da un soggetto più forte, per postulato considerato più forte, e essere vittima di un soggetto sempre per postulato considerato più debole. Poi lo vedremo, questo l'ennesimo pregiudizio da sbagliare. E qui un avvelenamento, due aggressioni con l'accetta, sempre cioè, il tintorino e reggio con altri, una roncola, un altro attrezzo agricolo, con la somministrazione di farmaci, a calci. Non viene accettato dal sentire comune. Lui è il soggetto forte. Come può arrivare non a essere ferito a finire all'ospedale, ma a perdere la vita, addirittura se preso a calci da un accade? E ci può rispondere all'ordine del giorno, a quanto pare a subire sempre lui. La cronaca parla di sangue nuove becche, schizzi più recenti, abbastanza anche truculento andare a leggere i dettagli, però insomma c'è la testimonianza da parte degli inquirenti non di un singolo episodio, ma di una modalità di comportamento che lui sistematicamente subisce. Le forbici, ancora la coltellata. Guardiamo acqua viva. Questo ci serve per cose che andremo a vedere dopo. Le fonti, Acqua Viva partecipa, non il Corriere della Sera, Agrigento Notizie, il Gazzettino.it, non la Repubblica, non TG1, TG2, TG3, TG7. Le fonti sono sempre piccoli giornali locali, online. Creditore accusato io. Ecco, questo è quello che dicevamo prima. Il principio è questo: la presenza fisica si dimostra irrilevante ai fini della possibilità di agire in violenza. Qui abbiamo una persona uccisa a colpi di spazzolone dalla moglie, 80 anni, e qui abbiamo una persona di 77 anni che massacra il marito a colpi di spazzolone. Dopo, l'altro estremo, una quindicenne uccide il fidanzato, sono stata io ma non volevo fargli del male. Allora, sono tre persone apparentemente innocue, una ragazzina, poco più di una ragazzina, 15 anni, due persone anziane, 77, 80 anni, apparentemente innocue, che non destano allarme, non destano preoccupazione. Qual è il cortocircuito? Qual è l'ennesimo pregiudizio da sfatare? Noi accettiamo comunemente che un uomo alto 1,70 m possa arrivare a togliere la vita ad un uomo alto 1,90 m. All'interno dello stesso genere non esiste la resistenza. Accettiamo che sono dei casi dove la suocera sessantenne riesca a andare all'ospedale la nuora trentenne, quindi molto più giovane, ad aggredire fisicamente. All'interno dello stesso genere il problema non si pone. Parlando di generi diversi, questo ragionamento è tre cortocircuiti. Lui è il soggetto forte, tra molte virgolette, quindi non può subire violenza dal soggetto sesso debole, dal soggetto apparentemente più debole. La cronaca ci dice che non è così. Ecco, questo è il primo caso. Vediamo un caso importante dove il pregiudizio ha portato alla perdita della vita di una persona. Una persona di 78 anni uccide il vicino di casa e ferisce sua moglie a colpi di pistola. Ha ferito la moglie solo perché sono terminati i colpi a disposizione della pistola che ha. Sono liti di condominio, non protestava perché il cane di questa coppia sporcava, e
Però teniamo presente il nome, la signora si chiama Silvana Erzenberger. Allora, in precedenza c'erano stati altre denunce da parte di alcuni condomini, anche di questa coppia, per l'aggressività, che erano stati aggrediti sia loro che anche altre bastonate. Scorgendo la denuncia, non c'è stato dovuto allarme da parte delle autorità, perché nel dettaglio, secondo fonti riportate su Facebook, la precedente denuncia era stata fatta a maggio dello scorso anno, ma con cognome giusto e nome sbagliato, Silvia, per cui non era stato possibile rintracciare la donna. A fronte di denunce di percosse, maltrattamenti, stalking, la prima misura è quella di revocare il porto d'armi, togliere le armi dalla persona che è stata denunciata. Poi si verificherà la fondatezza o meno delle accuse, ma intanto come misura cautelare, armi da caccia, armi da difesa, il gioielliere, il tutore dell'ordine. La prima misura è quella di togliere. In questo caso non è stato fatto perché? Perché era stato, la signora si chiama Silvana Erzenberger e sulla denuncia c'era scritto Silvia Erzenberger, perché era meglio nota nel condominio come Silvia. Adesso, onestamente, su una piastra dei citofoni, in un palazzo, quanti Erzenberger possono esserci? È stata sottostimata, sottovalutata, una persona anziana, 71 anni, cosa vuoi che accada? Ecco cosa è accaduto. Perché non desta allarme, fosse stato un uomo, trentenne, 35enne, sicuramente, anche qui la cronaca lo testimonia, le misure cautelari per inibire l'uso di armi anche legalmente detenute, che era il primo step di prevenzione della violenza. Diritto su commissione, e qui abbiamo due casi di persone assoldate, qui con la collaborazione dell'amante, non una collaborazione attiva nell'omicidio, ma per occultamento di cadavere. Ce ne sono diversi, non possiamo guardare tutti, moglie avanti, uccidono per tutti. Allora, cominciamo a entrare nel merito, perché accade? Gelosia, vendetta, incapacità di accettare la fine di un rapporto. Ma questo è quello che tutti i media sempre imputano alla figura maschile, quello che non accetta di essere lasciato perché non reagisce con violenza. Nella casistica femminile c'è ennesimo stereotipo da sfatare. Reazione a molestie, percosse, maltrattamenti o ingridi di varia natura. Questo è tipico femminile, l'ho fatto perché dovevo difendermi. Motivazione economica, questo è un momento abbastanza banale, assolutamente trasversale entro ambi i generi e tutte le età. Liberazione, percezione dell'impossibilità di fare altro, ed ecco, figli contesi. Arriviamo proprio al focus della giornata sulla genitorialità. Anche questo è un articolo vecchio, italiano, c'è un mix di articoli più datati, più recenti. Lo trova con una trevismare. Mio o di nessun altro. Proprio il possesso. Anche questa è una caratteristica che viene sempre imputata al patriarcato, no? Alle sovrastrutture patriarcali, alle sovrastrutture culturali misogine, al sesso. Accade, caspita, se accade anche con i partiti. Anche qui un altro colpo d'arma fuoco. Ha cercato a coltello al corrispondente, uccide il fidanzato. Però, guardiamo un attimo questo. Lite per gelosia, a coltella la rivale. Nel titolo e nel catenaccio, la parte sotto al titolo, una donna ha aggredito un'altra donna. Accecata dalla gelosia, è andata a casa dell'ex fidanzato, provando a dormire con la nuova compagna, e si è scagliata contro i due, plurale, ferendoli, plurale. Chi legge solo il titolo non lo sa, non c'è nel titolo, non ci sono nemmeno le iniziali puntate. L'impressione, e questo sono dati raccolti e pubblicati più volte dall'Associazione Stampa Romana e anche dall'Associazione Stampa Nazionale, la maggior parte delle persone leggono i titoli, sia sulla stampa cartacea che online, senza andare a approfondire, che sia stata agita violenza anche nei confronti di lui, nel titolo non c'è. Anche qui sempre l'amante, non accettare la separazione. Questa è una
una sevizia particolarmente orrenda, cruenta, un modo particolarmente cruento di uccidere lui. Ecco, questo è un omicidio preterintenzionale, è la definizione di questo tipo di omicidio, perché una donna va a casa dell'ex, del quale era gelosa, brucia la casa pensando di, sperando di far morire con un incendio, lui si sveglia in tempo, si allontana, c'era un suo coabitante che invece prova ad allontanarsi, ma con i fumi, è una cosa pericolosissima, il fumo dell'incendio perde i sensi e rimane ucciso chi non voleva, il suo obiettivo reale era un altro. Comunque, resta il fatto che si tratta di un omicidio preterintenzionale. Davide, non devo dirtelo io, ogni volta che vuoi intervenire, anche perché sono argomenti che condividiamo da qualche anno, soprattutto le depressioni che ne derivano. Le motivazioni del tipo economico, l'ho detto, è banale, come se vogliamo come movente, ma da un minimo di 30 euro fino a volevo essere solo, anche questo è un caso che riguarda l'aspetto economico, ma anche qui ci sono, c'è il coinvolgimento della madre. Ecco, guardiamo questo caso è per parlare della non tanto dell'aspetto economico quanto della anomalia mediatica che c'è dietro questi casi. Davide diceva, in maniera sacrosanta, non parlarne significa che il caso non è mai accaduto. Allora, qui siamo a Comiso, in provincia di Ragusa, c'è il nome dell'assassina, c'è il nome di una complice, c'è il nome della vittima. Le fonti sono Corriere del Mezzogiorno, Gazzetta del Mezzogiorno e la Sicilia, giornali locali. Lo stesso identico episodio, così lo riporta il Messaggero. Così lo riporta il Messaggero di Roma. 12 righe in breve. Allora, per riscuotere una polizza per l'assicurazione sulla vita, questo è il motivo per cui è inserito nei momenti economici. Allora, per compiere il delitto commesso davanti al figlio di 3 anni, si è fatto aiutare da una complice. Nella confessione resa dall'omicida è ricostruita la dinamica del delitto, l'uomo fu narcotizzato, trasportato fuori paese e gli fu dato fuoco mentre era ancora vivo. Allora, l'efferatezza del gesto è questa: noi abbiamo una persona che muore tra le fiamme, ancora vivo, si contorce tra le fiamme alla presenza del bambino di 3 anni. Per questo episodio così crudo, così raccapricciante, noi abbiamo sul Messaggero di Roma 12 righe in breve. La Nazione di Firenze ha 6 righe. Il Carlino di Bologna non ce l'ha, il Secolo XIX di Genova non ce l'ha, la Stampa di Torino non ce l'ha, il Piccolo di Trieste non ce l'ha, non è mai accaduto. Come si oscurano, vogliamo parlare cosa sarebbe accaduto altro che Giulia Cecchettini e Giuletta a ruoli invertiti? Doverosamente, voglio aggiungere doverosamente, insomma si tratta di una modalità particolarmente barbara di uccisione, non perché le altre uccisioni siano meno gravi, ma caspita, anche la potenza di un bambino, eppure sistematicamente oscurato. Arriviamo ai figli contesi. Uccida sprecata l'ex marito che aveva l'affido del figlio. Taglia la gola al marito dopo una violenta lite in famiglia, scatenare l'aggressione e un litigio per la bambina. La donna urlava, minacciava di non fargli più vedere la figlia. Quante volte abbiamo visto questo genere di minacce? Uccide e polverate l'ex marito, poi confessa anche qui era in guerra per il figlio. Uccide e martellate l'ex marito, un agguato premeditato con un momento futile. La donna non sopportava che il tribunale avesse applicato il figlio al marito, non era causa di separazione. Qui c'è un baco però, perché come fa il cronista a definirlo un momento futile? Caspita, innanzitutto il dolore per la perdita dei figli, tutto può essere definito meno che futile. Poi scatena una sequela di aggressioni, di rivendicazioni in tribunale e fuori dal tribunale, quindi è un terreno di scontro particolarmente fertile. Definirlo un motivo futile non è una lite per un parcheggio, insomma stiamo parlando di cose di diverso spessore e all'interno del festival della bigenitorialità è un argomento particolarmente sentito. Il ruolo della vittima. Adesso abbiamo parlato di decessi, per esserci un ruolo della vittima stiamo parlando di ferimenti.
tentativi di omicidio che non sono arrivati a compimento, perché altrimenti la vittima non avrebbe modo di fare le proprie dichiarazioni. Omette di denunciare il fatto, se è proprio costretto a ricorrere a cure ospedaliere, COVID, evidentemente evita di parlare delle proprie vicende, non le condivide con amici, parenti e colleghi, spera di poter risolvere da solo, è indotto a ritenere umiliante dover ricorrere ad aiuti esterni, deve scontrarsi con giudizi e delusioni, viene considerato inadeguato, perde autorevolezza, stima e considerazione di sé. I due inutilmente hanno cercato di coprire la verità anche con la complicità di lui. Anche qui aveva dichiarato di essere stato aggredito da un automobilista sconosciuto per motivi di traffico. Qui c'è un caso più grave, è arrivato il pentimento ma è arrivato troppo tardi. La mamma uccide due figli, riduce il figlio di vita al terzo e si toglie la vita. Aveva litigato col marito. Dove era questo marito? Lui era in ospedale con ferite all'addome e aveva detto di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina per coprire la morte. Poi è crollato, non immaginavo che finisse così. Se avesse denunciato, il pensamento, il primo istinto è quello di coprire. In fondo la mamma dei miei figli non voglio denunciarla. Poi dopo, se ne sono quello che avesse denunciato, almeno i bambini non avrebbero subito la sorte che in realtà non so. Anche qui si era su. Carabinieri del sole, ecco questo. Allora, perché citiamo questo che è abbastanza vecchio, vediamo fa parte dei ritardi? Gli episodi che abbiamo visto prima riguardano la prima impressione, la prima versione che dà una persona ferita di fronte all'autorità giudiziaria o quando si va a far curare in ospedale. Qui c'è una costruzione diversa. La vicenda inizia alcune settimane fa quando l'uomo si presenta al pronto soccorso con un trauma alle midollare sinistra e sospetta la frattura delle costole. L'agente ha spiegato di essere caduto. Dopo due giorni, nuovo ricovero in ospedale per aggressioni multiple al collo, al basso ventre, al torace e una morsicatura all'avambraccio, e anche in questa occasione ha spiegato di essere caduto. Morsicatura all'avambraccio, sono caduto. Anche in questa occasione, dopo tre giorni l'uomo si è ripresentato al pronto soccorso per trauma cranico e pressione del cuoio capelluto. A questo punto gli agenti non hanno più creduto alla caduta, l'hanno convocato in questura dove ha raccontato che era stata la moglie, ha ridotto così, dopo essersi follemente innamorato di un ragazzino. In questo caso non è la prima cosa che mi viene in mente, la prima menzogna che mi viene in mente, è una menzogna reiterata e mente anche commettendo lui dei reati. Reati di favoreggiamento, anche andando a fare false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Allora, la lettura sociale è l'ultimo step prima della asimmetria mediatica. Comprensione e giustificazione per la truce. Va compresa e non giudicata. Scetticismo nei confronti della vittima, quando parliamo di vittima maschile. Asimmetria clamorosa, sia giuridica che mediatica. Approccio superficiale di magistratura e forza dell'ordine, misure istituzionali, lo abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo, condizionate dal pregiudizio di genere. Un soggetto maschile non è in pericolo, non ha bisogno di aiuto, può, o meglio deve, cavarsela da solo. E la celeberrima cortina di mezzo. Teoria di buon fare. Quando un uomo uccide una donna, l'attenzione si concentra sulla brutalità, sull'efferatezza del gesto. Quando una donna uccide un uomo, l'attenzione si concentra sulle cause che potrebbero averla spinta a commettere. Allora, abbiamo malata di troppo amore. Una donna mite, gentile, legatissima alla famiglia, malata di troppo amore, uccide il marito e finisce il caso. Tragedia di famiglia, anche qui, per un amore impossibile, uccide il marito, il convivente, la cugina, la madre e poi si suicida, forse amava ancora l'uomo dal quale si stava separando. Sempre questo, l'uccisione è il delitto del troppo amore. E l'incapacità per intendere di volere compare in percentuale quadrupla nella casistica femminile rispetto a quella maschile. Incapace di intendere di volere, anche qui ne abbiamo tante. Ecco, guardiamo questo: massacra il marito bastonato. Con una mazza di legno ha tramortito il marito, continuando ad infierire su di lui fino all'arrivo dei militari. Il marito a terra, questa è la situazione che hanno visto i carabinieri intervenuti, ormai privo di senso e sanguinante, vicino a lui la moglie che continuava a colpirlo con un grosso bastone di legno.
capo di imputazione, è stato l'arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza sul pubblico ufficiale. Cioè, il reato che si configura più grave, l'oltraggio e resistenza per carabinieri che è intervenuta non ha potuto farlo, piuttosto che una persona. Cosa serve per configurare un tentato omicidio? C'è una persona che ha perso i sensi a terra, sanguinante e continuo a colpirlo anche dopo l'intervento degli altri. Quindi questa voler edulcorare quelle che sono le responsabilità già dalla fase dell'incriminazione per la distruzione. Legittima difesa, ecco, in questo caso la legittima difesa, Simonetta, questa sua versione, avrebbe agito perché a sua volta aggredita. La donna non convince gli inquirenti perché Paolo Scrinzi, che è la vittima, è stato ucciso mentre era a letto a dormire, come poteva essere una forma reattiva, ma l'abbiamo visto all'inizio, la narrazione di un agito reattivo è trasversale e costante, l'ho fatto perché dovevo, mi sono solo difesa anche quando è stato dormendo. Questo è un caso di trattamento soft, pugno di ferro in alcuni casi in quanto divenuto in altri, un caso recentissimo. Sto parlando di settembre 2024, una mamma scompare il 14 settembre insieme alla figlia, aveva lasciato, ricordiamo, in questo caso anche una lettera nella quale purtroppo manifestava la volontà dell'insano gesto, così dicono le cronache. Il giorno successivo vengono ritrovati i corpi, mamma e bimba abbracciate. Su questo abbracciate tutti titolano. Erano abbracciate in fiume Piave, abbracciate, anche chi si spinge a dire si sono lasciate travolgere dal fiume abbracciate, dando la responsabilità anche a una bambina di 3 anni, non è stata trascinata nelle acque tumultuose del Piave, è una volontà anche sua, come se anche quella bambina fosse uscita da casa con la volontà di andare a fare per una diminuzione della responsabilità di chi. Io non sto indagando sulle ragioni, sul travaglio interiore, sui disturbi mentali, su quanto abbia possa aver sofferto questa donna, non sto parlando dell'aspetto giudiziario, dell'aspetto mediatico, pregiudizi e disinformazione, su come viene trattato mediaticamente. Allora, la simmetria mediatica, il fulcro dei pregiudizi, uno degli imputati, passatevi il termine, di questo trittico di pregiudizi, media, magistratura, politica. Queste sono le fonti degli articoli che abbiamo visto adesso. Non apre vent'anni al TG5, non apre il TG1 con questa notizia, vediamo su Rini si riporta, Abruzzo 24 ore, Catania Oggi, Reggio 2000, forse danno news. Questi sono i media locali e un grosso punto interrogativo sui media nazionali, sia cartacei che televisivi. Allora, dimostriamolo caso per caso. Un esempio, abbiamo 4-5. 20 ottobre del 2012 c'è il primo femminicidio da manuale, se così vogliamo definirlo. Femminicidio da manuale perché omnia o di nessuno. Il ragazzo che muore, la ragazza che muore è Carmela Petrucci, ma non era, lei muore per caso per difendere la sorella. Il fidanzato della sorella non accettava di essere lasciato, o mio o di nessuno, ha provato ad accoltellarla, Carmela ha fatto scudo alla sorella col proprio corpo ed è morta al suo posto. Questa è stata la copertura mediatica. Ampio risalto. Televisionali di tutti i quotidiani, giornalisti e truppe televisive, servizi per diversi giorni consecutivi, interviste all'autorità, parenti, amici della vittima, ricostruzione dell'omicidio, il sindaco dice tutto cittadino, filmati nel luogo del delitto, del funerale, della fiaccolata in città, l'ospedale Cervello di Gia, un padiglione intitolato alla vittima, 5 giorni, immediatamente. È doveroso che sia così. 20 ottobre 2012. Stesso anno, stesso mese, nell'arco di 8 giorni la cronaca nera registra 2 episodi di accoltellamento con esito mortale a ruoli invertiti, la vittima è lui. Il 13 di ottobre a Cervignano muore Gabriele Sottolo, muore non sul colpo, muore nell'ambulanza che lo trasporta all'ospedale. Ne parla il giornale del Friuli, Udine 28. Qui ci sono
al solito link per poter andare a verificare. Il 21, sempre di ottobre, a Sorso, in provincia di Sassari, Giovannino De Loro, che ha ottenuto l'invalido civile, viene colpito dalla moglie e cade a terra, anche lui trasferito all'ospedale, muore poche ore dopo. Ne parla, buongiorno a Dio. Allora, la riflessione qual è? Della morte della povera Carmela Petrucci ne parla chiunque a rete, a riscrivicare con approfondimenti anche nei giorni successivi. Sapete le immagini nel luogo del delitto dove le compagne di scuola portano la lettera, i fiori, lo sacchiotto, i peluci, filmati di questo genere, le professioni interviste a chiunque, ed è giusto che sia così. Però per Giovannino De Loro, parlandone con Giorgio Alghero, il risultato che di Carmela Petrucci lo vengono a sapere 60 milioni di italiane e di italiani, e oltre alle fonti di informazione, strettamente di informazione, ne parlano tutti i programmi di approfondimento pomeridiani e serali, da parte di Giovanni Lunderò, lo sanno i parenti, gli amici e i vicini di casa. Al di fuori di Giorgio Alghero non è accaduto quello che diceva Davide all'inizio, abbiamo la testimonianza di questo, in una settimana. Altro caso. 8 marzo 2014, una data significativa. Due uomini arrestati per aver assunto assassinanza di Ivano Spaziani, sempre lo stesso marzo, due donne arrestate per aver assunto una coltellata e l'altra martellata, Salvatore Marsiglia. I casi Albano e Fedele, cioè la doverosa copertura mediatica nazionale, particolare risalto al femminicidio per la concomitanza con la festa della donna, le celebrazioni al Cominale, la premiazione di Lucia Nibali, altro caso, le dichiarazioni dell'onorevole Baldini del presidente Napolitano e la discussione politica sulle quote rosa nelle tasse. Oscuramente a fare sulla carta stampata, faccia solo sul web. A distanza di un giorno, 25 maggio, Fabiana Luzzi uccisa dal fidanzato Comigliano Carlo, siamo a 15 km di distanza. Donato Annesi viene ucciso dal convivente al Frascineto, sempre in provincia di Cosenza. Il caso Luzzi, doverosa copertura mediatica nazionale, tutto cittadino, eccetera. Il caso Annesi passa sotto silenzio, solo tra filetti intorno alla corda. Di più, l'atteggiamento della politica. Per queste date, 25 e 26 maggio, cadono, sono sabato e domenica. Lunedì 27, la ripresa dei lavori della Camera, allora Presidente Cordellini ricorda Fabiana Luzzi per introdurre la discussione sulla ratifica della Convenzione di Istanbul. Ricorda l'emergenza femminicidio e cita il caso Luzzi con lo slogan «Ancora una volta la violenza non è amore». Donato Annesi, non per me. 28 febbraio, vabbè, altri casi. Questo è relativamente recente, è del dicembre dello scorso anno. Allora, parla di Corsica, provincia di Agrigento, c'è una signora, Silvana Sfortuna, che chiede aiuto alla polizia dicendo di essere stata aggredita con l'acido dell'ex marito, Faro Gioacchino Morgano. Questa è la copertura data. Si è nascosta dietro la porta e atteso in mano una bottiglia di intenzione di vendicare. Dopo anni di vite violente, che dice questo? Arrestato l'uomo. Io, da qualche parte era un progetto messo in atto, studiato da tempo, questa è la lettura che viene data. Teniamo presente la data, il 5 dicembre accade, il 6 dicembre questa è la letteratura, è una selezione, sono 30 fonti tutte sullo stesso. Ecco, piano diabolico meditato da tempo, Morgana piantonato in ospedale, le interviste della signora di spalle per non essere conosciuta perché aveva paura, se ne parla sulla RAI, programmi di approfondimento ovunque. Poi cosa accade? Il 28 dicembre del 2023, lo stesso mese, dopo tre settimane esatte, confessa di aver inventato tutto e in realtà è stata lei ad attirare in trappola l'ex marito, lo ha sfregiato con l'acido e poi ha chiamato la polizia fingendosi vittima. La cosa svolta dell'inchiesta, arrestata la donna, l'aggressione con l'acido era finta, marito accusato torna libero. E che cosa abbiamo? Dal 6 al 27, copertura mediatica, notiziari di programmi, filmati, articoli, servizi, foto, interviste, eccetera. Dal 28 dicembre il caso è sparito da radar. Non se ne è più parlato, non ha avuto più la copertura,
lui non è stato sparito, il giornalista e truppa televisiva dall'ospedale, continua ad essere ricoverato, trascorso più di 3 mesi ricoverato, bollettini medici, interviste ai parenti, agli avvocati, sparita la truppa televisiva, è diventata una non notizia. Su, vabbè, le persone aspettate con l'acido, questa è una perla di Michele Serra. Visto andato, sarebbe bene non svalutare il secondo caso italiano di lancio di acido sul volto di una donna per sfigurarla, cancellando il volto, l'identità, impedirne di esistere senza il permesso di un maschio rifiutato. Peccato che ha dimenticato dei casi estremamente, anche qui siamo a poca distanza, dei casi estremamente più gravi. I lanci dell'acido sono una manifestazione di rabbia, di gelosia, di un mio, di nessuno, ma non sono un'esclusiva maschile, ennesimo pregiudizio da sfatare, oltretutto con ripercussioni fisiche sempre più gravi per il soggetto maschile e con ripercussioni giudiziarie sempre più lievi per il soggetto femminile. Luca Vagani, 20 anni per aver ideato un commissionato, l'ha fatto svolgere da altri, l'aggressione a Rezzo finanziata da Lucia Annibali, Elena Perotti 10 anni per aver ideato ed eseguito, ha avuto un ruolo concreto lei, l'aggressione con l'acido a William Buzzo, Eddie Tavares 15 anni e 6 mesi per l'aggressione a Rezzo finanzata da Jessica Notaro, Sara Dalmastro 7 anni per l'aggressione con l'acido a Rezzo finanzata da Giuseppe Mercante, la metà, in ogni caso è la metà. Poi se vengono scontate in carcere o in una misura alternativa al carcere, questo è un altro discorso, parlo proprio del pregiudizio, del doppio standard valutativo dal punto di vista giudiziario. E questo è un caso che non conosce nessuno però. L'unico precedente nella casistica giudiziaria italiana di persona deceduta dopo l'attacco con l'acido di un uomo. Non abbiamo visto parlamentari stracciarsi le vesti, non abbiamo visto giornalisti strapparsi i capelli, non abbiamo visto artisti, cantanti, attori dichiarare di vergognarsi di essere italiani, vergognarsi dell'altro, chiedere scusa. Però Rosario Armento è un nome sconosciuto alla politica, sconosciuto. Alcuni studi. Non siamo visionari, andiamo anche a vedere cosa accade nel resto del mondo, perché solo in Italia c'è questo doppio standard, questa asimmetria giudiziaria, valutativa e mediana. Nel resto del mondo accade un po' ovunque, perché a dispetto delle statistiche, quando si parla di numeri, quando si parla di casi concreti, registrano un continuo aumento di violenza femminile. La nostra insiste esattamente a negare la capacità delle donne di commettere atti di violenza, specialmente quando si tratta di donne bianche, eterosessuali e con figli. Siamo negli Stati Uniti, quindi un'afroamericana, magari omosessuale, magari senza figli, è più facile che venga accettata, venga accoppiata al concetto di violenza, mentre invece per la donna bianca, mamma, figli, non viene accettata. Le statistiche federali, anche qui, vanno in sicuro. Siamo negli Stati Uniti, dicono che le donne picchiano più frequentemente e gravemente che non le femmine, commettendo la maggior parte degli infanticidi e il 50% degli omicidi coniugali. L'82% delle persone subisce la prima esperienza violenta per mano di una donna, sono solo registrate. Ecco, questo volevo sottolineare, l'ultimo, ma la differenza. La violenza femminile contro gli uomini viene studiata solo a livello accademico, ma per quanto riguarda le politiche sociali e i corti federali, ancora una volta negli Stati Uniti, continua a non esistere. È un errore risolvere il problema fingendo di non vederlo, rifiutandosi di riconoscerlo e mostrarlo, scopandolo sotto al tappeto. È un'espressione significativa, perché se io scopo la polvere sotto al tappeto, io sono perfettamente cosciente del fatto che la polvere esista, ma la mia priorità non è eliminare la polvere, è fare in modo che la polvere non venga vista dai miei ospiti. Quando gli ospiti di un giornale sono in lettura, vediamo la replica dello swimming art per carta. Alcune asimmetrie valutative delle pene anche all'estero negli Stati Uniti, e questo è andato rilevato da Alessandra Bravante, un amico, una criminologa, nel testo Dall'amore alla distruttività, Aracne nel 2005, non si vede il 5.
Robert Pochissimo, dunque cosa dice lo su oltre 6.000 famiglie risulta che nelle relazioni di coppia le donne usano più spesso violenza contro i partner che non il contrario, ma il tema della violenza sui maschi rimane da poco. Non se ne deve parlare. Il telefono azzurro, vediamo l'ipocrisia di fondo. Allora, telefono azzurro, la campagna per la pubblicità per il 5 per 1000, per fare cassa. Papà torna a casa, mi prende un braccio, mi dà un calcio, mi dice che sono stupido, invece puoi cambiare donando 5 per 1000 al 15-22. Ma la stessa struttura, sempre il 15-22, pubblicando i dati, report annuale sulle richieste di aiuto ricevute proprio dalle operatrici al telefono numero 19696, il dramma dei bambini, spesso loro che è proprio la mamma. Quindi, lo stesso anno, nel 2011, analizzando il problema in maniera critica, date i dati, chiedendo soldi da altri, perché l'impatto dell'opinione pubblica fortemente condizionata da tutto quello che abbiamo visto prima, è che comunque la violenza è prevalentemente maschile. Studi, vabbè, anche qui siamo negli Stati Uniti, andiamo avanti, comunque è largamente prevalente la mafia come autore di violenza. Studio italiano, però tuo figlio ha bisogno della mano, non di violenza, pubblicità, progresso, questa comunicazione istituzionale è sempre una mano maschile ad essere aggressiva, anche nei confronti di figli. Media, propaganda, informazione, vedi? Allora, la sicurezza con la legge sullo stalking, il quadro normativo per difendere la donna è completo. Una norma non è sessuata, è per sua stessa natura nasce asessuata. Non posso fare un lavoro di scrematura, poi sarà il Ministero degli Interni a fine anno a dirmi che hanno presentato denuncia 100 milioni di donne e 3 uomini, ma non posso propagandarlo come una misura a tutela della donna. Il reato di furto. Non esiste furto contro i napoletani, poi sarà anche vero che forse a Napoli c'è più microcriminalità rispetto a Venezia, ma la scrematura non può essere fatta alla fonte. Questo invece è quello che accade e mi risulta cosa? Che nelle cronache stalking al contrario, quando una donna finisce sotto accusa. Stalking capovolto, arrestato una persona. Stalking a ruoli invertiti. Stalking al femminile. Lo stalking al contrario non accettava la fine della rete, anche questo di settembre, recentissimo, settembre 2004. Quindi al contrario, al femminile, capovolto al ruolo invertito. L'Osservatorio Nazionale Stalking, il dottor Battanzi. Non si può e non si deve parlare di violenza di genere, ma di violenza trasversale. Dall'inizio di quest'anno, siamo nel 2013, quindi è datata, la percentuale di stalker femminile si è avvicinata alla soglia del 30%. Attenzione, senza nessun incentivo istituzionale, perché tutte le campagne istituzionali sono non sei sola, denuncia, ti aiutiamo, c'è una rete, c'è il 1522. Non c'è neanche la volontà di rendere trasversale l'utilizzo di una norma, perché se il 30% di denuncia riguarda un uomo che dichiarano di aver subito atti persecutori, e se ci fosse identico input, identico sprone istituzionale rivolto trasversalmente a prescindere dal genere uomini e donne, c'è il rischio che le denunce poi arrivino al 50%. È un rischio. In certi palazzi dei bottoni, nel stanza dei bottoni viene percepito come un rischio, perché non si può poi più propagandare la bufala della violenza unidirezionale. Ricordate la foto iniziale di Toscani, quel pregiudizio lì non si può più propagandare così. Le donne siete ormai sono meno, questo è uno dei risultati, sono meno inibite degli uomini nel compiere atti di violenza, convinte che tali comportamenti siano meno gravi se destinati ad un soggetto femminile. C'è anche un falo giudiziario che avvalora questo, non sono solo percezioni. Arriviamo a questa, una piccola campagna che è stata fatta per negli Stati Uniti, ma nasce due attori simulano l'aggressione di una donna a un uomo, vengono registrate queste qua, sono le risate da parte di chi assiste, ma nasce da questo. Questo è un esperimento sociale fatto da Glenn Taylor nel 2006, è scomparso recentemente per i miei amici.
all'analisi delle reazioni di chi assiste ad una reazione in pubblico. Con telecamere nascoste all'interno di un parco pubblico, telecamere nascoste, ma un esperimento fatto con sociologi, psicologi e un antropologo. Quindi non è che abbia fratello, insomma, stiamo parlando di un altro livello. Cosa viene fatto? Due attori, lui aggredisce lei e vengono registrate le reazioni dei passanti. Siamo in un parco pubblico statunitense, quindi è la varietà dei passanti, da un gruppo di persone che fanno jogging, a chi è in bicicletta, alle persone che portano il cane, alle mamme con il passeggino, agli anziani a passeggio, c'è di tutto e di tutte le etnie. Le modalità in cui lei aggredisce lui, prima lo insulta, poi lo insulta alzando la voce, poi gli strattona gli abiti, poi lo percuote con un giornale accumulato, molto rumore, ma non fa male. La reazione di tutti è stata quella di intervenire con una scala di vari livelli di intervento, da chi si è fermato intorno a costituire un circolo, cioè quello di sopprovazione, è un primo livello di intervento, perché molte volte abbiamo sentito la donna sono stata rapinata o molestata in metropolitana, ha chiesto aiuto, non è venuto nessuno, quindi già intervenire ci sono, sto biasimando quello che fare, a chi è intervenuto verbalmente, a chi è intervenuto fisicamente, sono dovuto uscire e gli ha detto attenzione, una candidamera non la sta credendo veramente. Verifica, cambiano i ruoli, gli stessi attori, due giorni dopo, per evitare che i frequentatori del parco pubblico fossero gli stessi, già sapessero della candidamera, è lei che aggredisce lui, con le stesse modalità, lei aggredisce lui, prima alzando la voce, poi prima insultando, poi alzando la voce, poi strangolando gli abiti e poi cominciando. Le reazioni di tutti sono state delle non reazioni, nessuno è intervenuto né dicendo né facendo alcunché. Nel filmato si vedono anche persone lontane, non proprio nel sentiero, lontane, si fermano, indicano quello che stanno, si rendono conto di ciò che sta accadendo, fanno la risa fine e proseguono. Fino a questo caso di una persona che passa empatizzando con l'autrice, non con la vittima. Go baby, go, dagliele, insisti, ridendo. Soddisfatto. Dopo, la cosa importante qual è? Tutti sono stati fermati, chiedendogli perché avessero avuto questo tipo di reazione. Qualcuno ha firmato la liberatoria, qualcuno no, ma tra coloro che l'hanno fermata la risposta più comune è stata: non mi preoccupo se vedo una donna aggredire un uomo, picchiare un uomo, insultare un uomo. Chissà che cosa gli ha fatto lui per spingerla a tanto. Esattamente la cortina di pizzo che abbiamo visto qualche slide fa. In particolare c'è stato uno, posso grammeso, che ha detto, in sostanza, che in estremizzo, a me non mi preoccupo se vedo una donna essere violenta con un uomo perché hanno subito per 200 anni. Se oggi qualcuno si ribella non è un problema. Adesso il fatto non è singolo ciccione americano, quello che mi preoccupa è che se fosse vera una deriva del genere sarebbe lecito per qualsiasi persona vendicare, non è giustizia, è vendetta, vendicarsi oggi per torti subiti da altre persone in altri luoghi, in altri tempi. Se passasse questo principio sarebbe lecito per qualsiasi ebreo uccidere qualsiasi tedesco, sarebbe lecito per qualsiasi vietnamita uccidere qualsiasi americano, via dicendo, qualsiasi curdo, eccetera, qualsiasi curdo, eccetera. Non è un principio che può passare. Fino a quando è il ciccione americano, poco mi interessa. C'è una rilevanza molto diversa se questo principio poi lo ritroviamo all'interno della mente di un legislatore, di un magistrato o di un giornalista, o più di un giornalista. Chiudiamo così. Nel condannare fermamente la violenza maschile, perché questo non significa giustificare un'altra delle accuse, Davide, che sai quanto spesso è stato fatto, allora state giustificando la violenza maschile. No, è un voler distorcere il tipo di studi che facciamo. La collettività non può esimersi da considerare anche il lato scuro della luna, quindi quegli aspetti della violenza femminile costantemente e inspiegabilmente sottaciuti. Attribuire alla violenza l'esclusività, circoscrivendola ad un solo sesso, significa compiere una discriminazione, questa sì che è discriminazione di genere, molto più prossima al tradimento ideologico che non alla piena consapevolezza della realtà che ci circonda.
e adesso. Sì, poi diamo spazio a quello che sarebbe importante, avere assolutamente il vostro feedback su quello che avete appena visto, che è gli effetti di avere un archivio a disposizione, dove mancano alcune cose perché non le abbiamo portate, nel senso, se no finivamo a domani, molto ampio. Vi posso aggiungere un paio di esempi. Capita di vedere notizie dove si parla della studentessa molestata o comunque si è innamorata del professore, del docente, eccetera, che viene rappresentato nei media come un porco, maiale, schifoso, bavoso, maniaco, eccetera. Ricorderete che sono stati casi invertiti dove la professoressa ha sedotto un ragazzino e sui giornali il concetto era innamorata, vicino, era molto presa di questo ragazzino, quindi c'è una giustificazione, okay? Questo è un altro esempio di tipo di narrazione che ci avvolge insieme a tutto quello che avete visto qua. Citava nelle sue slide Fabio, per esempio, l'occultamento di cadavere. Abbiamo una storia molto recente, quella ragazza modello, figlia modello, che ha seppellito due bambini. Mi è capitato di vedere su Facebook poco prima di partire il post di una pagina sostanzialmente a ispirazione religiosa, ispirazione cattolica, di quelle che fanno i post, i meme dove ti invitano a pregare per quel santo, per quell'altro, eccetera. Niente di male, va benissimo così, se non che ha fatto un post dove c'era l'immagine di una mamma che seppelliva due feti, un disegno così, e era accompagnato da un testo dove si immaginavano i due bambini che parlavano alla mamma e la giustificavano. Una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. È chiaro che chi ha fatto questa cosa, quella pagina, vive la religiosità in modo forse un po' inconsapevole, forse in modo un po' ingenuo, universale, ma è coerente con il tipo di narrazione che stiamo vedendo. Ora, può impressionare la quantità di materiale che Fabio ha a disposizione. L'ha menzionato prima, ma io vorrei sottolinearlo perché è fondamentale. Persone come me, come lui e come altri che collaborano con noi, assumono delle posizioni critiche, portano delle analisi critiche talmente dirompenti rispetto a quel blocco di cemento armato che è la narrazione comune, per cui abbiamo bisogno per ogni singola cosa che diciamo di una montagna di prove. Quindi qui si ribadisce l'invito, chiunque non sia d'accordo nella nostra segnalazione di un'anomalia nel racconto della realtà dei rapporti tra uomini e donne, venga e ci spieghi perché solo su la Gazzetta di Poggi Bonsi esce l'omicidio dell'uomo da parte della compagna, mentre sappiamo cosa succede a parti invertite. Questo è il tipo di proposta, perché in questa narrazione entrano anche molti slogan che noi sentiamo e che hanno una grande potenza, e dovremmo cercare noi stessi che segnaliamo il problema, cercare di capire quali sono le radici profonde. Vi faccio un esempio, è uno slogan che ho sentito spessissimo e che ho cercato di studiare il più profondamente possibile perché è di immensa efficacia, chiunque l'abbia creato è un genio. E lo slogan dice: sono più le donne uccise da uomini che uomini uccise da donne. È geniale, perché fa scattare dentro di noi, anche persone che magari questo fenomeno non studia, un sentimento come dire, porca miseria, però è vero, c'è uno sbilancio in tutto questo, c'è uno sbilancio che andrebbe riequilibrato. Il problema è che questo slogan è ingannevole.
perché non è vero, cioè è vero, tra chi uccide o anche tra chi fa violenza, gli uomini sono la maggioranza, senza dubbio. Ma questo è vero da 2,5 milioni di anni, non è una novità. E soprattutto manca questo slogan di dire una cosa fondamentale. Sono più gli uomini, sono le vittime più numerose degli altri uomini, cioè gli uomini uccidono di più in generale rispetto alle donne, ma ripeto, questo lo sappiamo da 2,5 milioni di anni. Questa precisazione che neutralizza l'effetto emotivo dello slogan viene nascosta ovviamente. Si sa che è così, ed è così per ragioni evolutive, e non basta fare dei corsi negli asili o nelle scuole elementari tenuti da qualche drag queen per cambiare questa cosa. È scritto nel DNA che è così, che l'uomo è più violento, ha più la capacità di utilizzare la forza rispetto alla donna, ma le maggiori vittime di questa cosa qua sono gli uomini stessi. Le donne sono una piccola percentuale della violenza maschile, ok? Di questo ovviamente non si fa menzione, ma è radicato tutto questo in un qualcosa che fa parte degli effetti che noi sentiamo quando riceviamo questo tipo di informazioni. Noi sappiamo dalla storia, ma anche dagli istinti profondi che abbiamo, che l'uomo, la morte dell'uomo, il sacrificio dell'uomo vale meno del sacrificio della donna. Questo da sempre. Questo perché la donna è colei che seleziona, nell'ambito dell'evoluzione, seleziona i geni migliori, seleziona l'uomo migliore che porta i geni migliori. L'uomo invece è quello che prova a inseminare un po' tutti. Okay? Dove capita, capita. Ha questa capacità. Perché la donna può fare la maternità per volta, l'uomo può avere tantissimi. Okay. Quindi porta con sé un senso di sacrificabilità. Non ci stupiamo a sapere che in Ucraina sono morti x mila uomini. Non fa notizia istintivamente che il 95, 96, 97% dei morti sul lavoro è composto da uomini, da maschi. Mentre fa grande scalpore, istintivamente ci si rivolta l'anima quando la vittima è una donna, perché è colei che porta avanti qualcosa che è scritto nel nostro DNA. Quindi io non trovo nulla di male, sentite cosa dico, che si dia una attenzione sbilanciata a un omicidio, all'omicidio di una donna rispetto all'omicidio di un uomo. Ci può stare in una certa misura, non nella misura strasbilanciata come l'abbiamo vista adesso, come l'aveva scritta Fabio. Io trovo abbastanza normale che impressioni meno l'uccisione di un uomo, a livello proprio di sentire, Già mi sta meno bene se vengono giudicati diversamente gli omicidi in un tribunale. L'omicidio è omicidio, non importa chi l'ha fatto. Che l'acidificatrice prenda 7 anni mentre l'acidificatore prenda 20, non mi sta bene, perché la giustizia è lì per renderci tutti uguali di fronte alla legge. Quindi da quel punto di vista non c'è tolleranza, dal punto di vista mediatico ci può stare. La domanda che dovremmo farci, e qui ognuno probabilmente ha la sua risposta, è perché i media, la politica e anche altre organizzazioni che girano intorno ai media e alla politica spingono così tanto su questo meccanismo naturale che fa impressionare di più quando la persona uccisa è una donna e meno quando la persona uccisa o vittima di violenza è un uomo. Perché lo fa? Qual è l'obiettivo? Qual è la natura di questo sbilancio che viene portato in essere e appoggiato su questo tipo di narrazione? Le risposte sono tante possibili. Business. È ovvio che la notizia di una donna uccisa da un uomo, per i motivi evolutivi che ho detto prima, attira di più, ci clicchi più volentieri, compri il giornale, ascolti il telegiornale, più volentieri, fa più scalpore, quindi business, ok? Più clic ci sono, più quella testata guadagna. C'è anche un aspetto politico, se io
sollecito l'idea di un'emergenza, trovo adesione dalla maggioranza per leggi più restrittive. E la politica ci fa nozze con le leggi restrittive. Piace toglierci un po' di spazi, recentemente l'abbiamo anche visto concretamente, ok? E più ci sono altre organizzazioni, Fabio ne ha citate alcune, che fanno dei bei soldi su queste cose, soldi pubblici naturalmente, non è che si mettono sul mercato, sono soldi pubblici. C'è quell'emergenza, noi siamo qui per rispondere a quell'emergenza, nessuno controlla se rispondono veramente e con quale efficienza. Ma intanto centinaia di milioni di euro ogni anno vengono versati e distribuiti a questi soggetti che hanno bisogno di affrontare una emergenza. Mi voglio poi attaccare. Un esempio è quello che ha fatto Fabio sul telefono azzurro. Quando presento i dati, quelli seri, ti dico la verità. Cioè, gran parte delle violenze fatte sui minori è per mano femminile, materna. Quando devo fare pubblicità per chiedere i piccioli, faccio vedere la manona dell'uomo. Lo dico che è papà che picchia. Ok? Perché si aggancia a quel meccanismo che vi ho detto prima. Stalking, riportava giustamente che c'è una crescita esponenziale di donne che commettono questo tipo di reato, che è un reato puramente offensivo. Non ci si può difendere da un'aggressione facendo stalking. Se fai stalking è perché vuoi disturbare, vuoi tormentare il tuo obiettivo, quindi è un reato puramente offensivo. Confermo quel dato sulla base delle statistiche che noi continuiamo a raccogliere e che poi rendiamo pubblica alla fine dell'anno. Posso già anticipare un dato importante, secondo me. Questo è il primo anno in cui le false accuse di donne verso gli uomini per il reato di stalking non è più la prima ragione di fatto, non è più il primo reato di false accuse. È stato superato da quello che già 10 anni fa era il primo in classifica, che è maltrattamento. La maggior parte delle false accuse oggi si fanno, ho detto una bugia, la maggior parte delle false accuse si fanno per violenza sessuale. Secondo in classifica è sempre stato lo stalking negli ultimi 10 anni, quest'anno c'è stato un sorpasso. Stalking è diventato terzo e maltrattamenti è tornato secondo come era anni fa. Perché? Perché si sono accorte probabilmente quelle associazioni che promuovono spesso cause di questo tipo, che i giudici non ci cascano. L'accusa di stalking è una delle più archiviate e una delle più che esitano maggiormente in assoluzione. Circa il 90% delle denunce finisce in nulla sostanzialmente. Dopo un primo periodo di moda, lo stalking sta passando di moda, hanno capito che non attacca. Sono 10 anni che provano su questo reato di percezione molto comodo, molto easy da portare avanti, hanno capito bene e quindi sta calando nella preferenza delle false accuse, ma è contemporaneamente aumentata nei reati che le donne commettono. Perché? Proprio perché viene raramente punita. Quindi stranamente c'è questo passaggio che posso confermare anche negli atti violenti commessi da donne nei confronti degli uomini. Lo stalking è il primo nelle nostre statistiche di quest'anno. Ultima cosa, il ciccione americano. Il ciccione americano, che dice, della ricerca della Taylor. Diversamente magro. Diversamente magro, no, scusate. Diversamente magro. Giustamente diceva Fabio, diversamente magro americano, che dice una cosa, le donne sono state tormentate e oppresse per anni, quindi ci sta che un uomo si prenda due sberloni, e vero, non conta nulla. Il problema è che io, sempre stamattina, è stata la mattina piena di sorprese, ho letto lo stesso concetto espresso non da un diversamente magro americano, ma da un personaggio che conta,
e lo dico mentre qua sotto ci sono delle giocatrici di volley, se non sbaglio, no? Qua sotto, ok, l'ho sentito dire da Julio Velasco, addirittura allenatore della nazionale femminile italiana, persona che per me, io sono un ex allenatore per lavoro, è sempre stato un guru. Da oggi devo dire che mi è un po' calato, perché gli hanno chiesto: ma com'è? È più facile allenare le ragazze e i ragazzi? Ricordate, Velasco ha allenato anche la nazionale maschile anni fa, italiana. E lui ha detto: è più difficile le donne perché hanno paura di sbagliare, molto più dei ragazzi. Ed è così perché per anni, per secoli, per millenni, ha detto Velasco, quando sbagliavano venivano picchiati. Io devo dire che mi dispiace molto, ma quando ti crolla un mito è sempre molto spiacevole. Ma anche persone con un'influenza così grande, l'ha detto in un'intervista alla Rai, non mi ricordo dove l'ha fatto, comunque in un media mainstream, ok? Non l'ha detto tra di noi. Questo ha molta più influenza. È un concetto che viene fissato, inchiodato. Gli scienziati evoluzionisti lo chiamano meme. Quindi viene inchiodato nelle menti delle persone nel momento in cui una persona così autorevole ha portato alla vittoria alle Olimpiadi le nostre ragazze, le conferma. In questo clima culturale, in questo clima sociale, andiamo noi uomini, e vanno loro donne, quando c'è da trattare la separazione. Si trova davanti un giudice che ascolta Velasco, magari lo stima, esattamente come lo stimavo io, e assorbe questa cosa. Ok? Qui torniamo un po' al discorso del luogo dove ci troviamo, della manifestazione in cui ci troviamo. C'è uno sbilancio, c'è la necessità di affermare il principio della bigenitorialità, che è un assurdo logico. Che bisogno c'è di dire che un bambino ha il diritto di avere costantemente, il più costantemente possibile, una mamma e un papà? È talmente ovvio. Però c'è la necessità di un festival, c'è la necessità di associazioni che lo promuovono, perché vuol dire che uno sbilancio c'è. E io credo che la componente femminile, se è in buona fede, se è in buona fede, quindi se non fa parte di quel tipo di stream e di ideologie che producono quel tipo di narrazione, quel tipo di notizie, dovrebbe ammettere che in effetti è così. Dovrebbe comprendere che il ruolo genitoriale è duplice: la donna, la madre, porta un certo tipo di contributo che il padre non può portare, e viceversa. E dovrebbero loro insieme a noi, e questo è un messaggio di veramente di collaborazione, di richiesta di collaborazione, di richiesta di concordia, sebbene ci siano degli interessi dietro, non so che conviene di più lo status quo a chi adesso ha il ruolo di madre, ma non può andare avanti per molto. Stiamo crescendo delle generazioni sbilanciate nell'educazione, nel vissuto interiore. La bigenitorialità è un principio che deve essere abbracciato da tutti in ribellione e in contrasto con questa narrazione. Per questo è così difficile, per questo serve un festival, per questo altri definivano la bigenitorialità maledetta o stramaledetta. È un braccio di ferro e dobbiamo portarlo avanti tutti insieme, ma tutti insieme, non dico noi uomini, noi maschietti, tutti insieme noi persone di buon senso, a prescindere dal sesso, madri e padri, componenti fondamentali della crescita di una persona.